Sì, l'offerta formativa dei short courses di moda, in design della moda, è articolata in vari, diciamo, corsi che mirano simultaneamente a offrire delle competenze di ordine tecnico, ma anche delle competenze in merito ai modi attraverso i quali ci si può collocare sul mercato del lavoro. Quindi il nostro intento è quello di costruire, di offrire delle competenze molto sofisticate, che spesso appunto vengono richieste dal mercato e che si confondono con la tradizione delle competenze artigiane, e di, come dire, no, senza pensare a dei modelli professionali precostituiti, anche se noi sicuramente, come dire, offriremo delle competenze molto specifiche attraverso questi corsi nel campo della modellistica, che è un settore che il mercato, per esempio, richiede molto, per le competenze in ambito della modellistica sono molto richieste nel mercato, nell'industria della produzione della moda, ma intendiamo anche offrire, come dire, degli strumenti anche molto, molto semplici per costruire dei progetti che nell'ambito della moda sono poi autogestiti e condotti all'interno di una piccola impresa anche di ordine artigianale. Sono tesi a, come dire, a informare, a dare dei fondamenti della moda, e sono aperti veramente a tutti, e in questa sede, come dire, si acquisiscono delle tecniche per far ricerca nell'ambito della moda, per fare le ricerche, condurre le ricerche preliminari al progetto della moda, e anche per formare in un breve periodo, per dare la possibilità a dei ragazzi che lo desiderano, nel breve periodo, di dare la possibilità di comprendere se certi studi nell'ambito della moda o certe attività nell'ambito della moda sono effettivamente di loro Alcuni interesse. di essi poi sono, diciamo, pensati anche in rapporto con le aziende del territorio, proprio per meglio entrare nella logica della produzione industriale, per meglio, come dire, insegnare alcuni mestieri e alcune attitudini a svolgere certi lavori che, diciamo, l'università da sola non riuscirebbe ad offrire. Preciso inoltre che i corsi appunto sono sempre aperti a tutti, cioè sia ai laureati di primo livello o di secondo livello, ma anche ai non laureati e agli appassionati dell'argomento, oppure a chi già lavora in un ambito aziendale e desidera qualificarsi con un'offerta formativa che rientra sempre, che tiene conto di un'esperienza che si è svolta, che si è cresciuta in ambito universitario. Perché sono molto, molto brevi ed efficaci, perché si svolgono sia all'interno dell'università che a contatto di aziende, perché sono corsi che fanno tesoro di una esperienza recente che si è sviluppata all'interno dello UAV e che diciamo, che è stata anche premiata da molti riconoscimenti. Pensiamo che questi corsi brevi siano anche inventivi sul piano delle modalità didattiche in cui si svolgono. Ad alcuni di essi chiedo semplicemente una disponibilità ad essere curiosi, ad altri chiedo delle precise motivazioni e una serie, a seconda dei corsi, viene richiesto, come dire, dimostrare le proprie competenze pregresse o le proprie capacità pregresse che verranno valutate nel momento della selezione. Se l'esigenza di offrire appunto questi corsi nascono da una parte,
del fatto che esistono effettive domande naturalmente dall'esterno di offrire diciamo, dei corsi formativi di breve durata e intensi e mirati su alcuni ambiti anche tradizionali diciamo, della produzione della moda. E nello stesso tempo riteniamo che le scuole di tradizione professionale che generalmente hanno offerto percorsi formativi, per esempio nel settore della modellistica, possano essere superate diciamo, da questa offerta che tiene conto di molti altri fattori, per esempio tiene conto del fatto che esistono i confini sono molto più labili fra l'ambito della, diciamo, professionale più artigianale e l'ambito del creativo, quindi sono corsi che cercano di rompere i confini netti che esistono fra sapienze artigianali e capacità progettuali per aumentare diciamo, un rapporto fra i settori diversi e attitudini diverse del progetto di cui il mercato ha sempre più bisogno. Sì, sono brevi, creativi, molto efficaci. Brevi,